La via superficie di Scalea è una delle opere monumentali della nostra regione, che tardano, ed è proprio il caso di dirlo, a decollare. L'opera, approvata definitivamente a dicembre del 2012 con l'ammissione del finanziamento POR Calabria 2007-2013, Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, e nel quale è stato inserito successivamente il PIS del Pacchetto Integrati di Sviluppo Locale, Sistema Turistico Locale Riviera dei Cedri, e che vede investimenti che si aggirano per milioni di euro tra fondi pubblici e finanziamenti privati, ad oggi rimane in attività. Nonostante l'avanzamento dei lavori, gli accordi chiusi con compagnie aeree e aviazioni militari, lavori di ammodernamento e di riqualificazioni delle aree circostanti e dove già si svolgono attività di scuola di volo, paracadutismo, volo a vela ed eliporto ad aeroporto di terza classe, dove è consentito l'atterraggio e decollo di merci e persone tramite aerei charter fino a 180 posti, e che ha visto anche in questa stagione estiva un flusso di turisti non indifferente. Tale struttura non è contemplata nel piano regionale dei trasporti. Né nel precedente, giunta Scopelliti, dove era solo in due righe accennata la realizzazione di una possibile aviosuperficie nell'area di riferimento, ma che è del tutto omessa nella stesura del preliminare presentato nei mesi scorsi nell'attuale Consiglio regionale. Cosa che non è passata indifferente ai consiglieri regionali Domenico Bevacqua e Orlandino Greco, i quali hanno sollecitato l'assessore al sistema della logistica, Francesco Russo, a inserire l'opera nella stesura definitiva del piano. Da parte sua, l'assessore Russo ha da subito preso atto della mancanza e nella giornata di martedì, sotto sollecitazioni del consigliere Greco e alla presenza dell'onorevole Sergio, del neoeletto sindaco di Scalea, Gennaro Ricurzi, e degli ingegneri che per conto del gruppo Barbieri, finanziatori privati, seguono i lavori di realizzazione dell'opera, hanno effettuato un sopralluogo alla struttura per verificare personalmente lo stato delle attività e degli impianti. Per noi è particolarmente interessante vedere a che punto sono arrivati i lavori, a che punto si sta andando e come ci si attrezzi proprio sul territorio e cosa è ancora necessario fare per completare questi lavori. Presa d'atto dunque della realtà dell'opera, che sarà senza dubbio, come affermato dallo stesso assessore Russo, inserita nel piano regionale dei trasporti, ma soprattutto dell'importanza e del rilievo che la definitiva realizzazione dell'aviosuperficie può avere in un'area ad alta vocazione turistica come quella della Riviera dei Cedri, ma in generale per l'intera regione, dove il grande deficit dei sistemi dei trasporti penalizza fortemente e incide negativamente sullo sviluppo economico e di crescita turistica della Calabria. C'è un'attenzione formidabile alle aviosuperfici del nord della Calabria perché la necessità di supportare bene i territori per quanto riguarda il turismo. Prima ancora il turismo ci sono tutta una serie di servizi che devono essere appoggiati al territorio, penso ai problemi del soccorso, penso ai problemi della protezione civile, penso ai problemi della protezione ambientale e quindi ci vuole un'attenzione forte.